questo video tutorial presentiamo la sezione edicola all'interno della piattaforma DigiToscana Media Library Online. Per prima cosa l'utente si abilita con le proprie credenziali di accesso. Nella sezione edicola ci sono migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo e in tantissime lingue, consultabili ogni giorno in versione digitale. Puoi sfogliare i giornali da browser e alcuni anche tramite un'apposita applicazione. Vediamo come funziona la ricerca. La ricerca di un giornale o di una rivista può essere effettuata per tipologia, per argomenti, per parola chiave dal campo cerca. Per esempio, proviamo a cercare il Corriere della Sera. Digitiamo nel campo cerca Corriere della Sera e selezioniamo il risultato che ci interessa. Si apre la scheda che descrive la risorsa. A questo punto digitiamo Sfoglia. Il Corriere della Sera, come moltissime altre testate presenti su MLOL, è inserito in una piattaforma che si chiama Press Reader. A questo punto è possibile sfogliare il giornale cliccando sulla freccia situata sul lato destro. Se clicchi due volte sul titolo dell'articolo che vuoi leggere, ottieni l'ingrandimento e se di nuovo clicchi due volte, ritornerà alle dimensioni precedenti. Cliccando invece una sola volta sul titolo, potrai leggere l'articolo nella versione testuale. Se dall'articolo selezioni il comando in alto a destra caratterizzato da tre puntini, potrai controllare la data del quotidiano, aggiungere la pubblicazione ai tuoi preferiti, tradurre l'articolo nelle principali lingue veicolari, ascoltare la lettura dell'articolo grazie alla sintesi vocale. I ragazzi in mascherina assaltano il Parlamento, il palazzo occupato per 3 ore. Effettuare il download della pubblicazione sul proprio device. Ingrandire o scegliere il tipo di carattere. Puoi anche effettuare la stampa cliccando sull'icona quadrata a 9 puntini. Inoltre puoi lasciare un commento, creare o modificare un segnalibro, ascoltare la lettura dell'articolo grazie alla sintesi vocale, condividere l'articolo, copiarlo. Puoi anche consultare l'archivio della testata che stai leggendo. Dalla pagina principale, se clicchi sul menu ad hamburger in alto a sinistra, puoi ad esempio cliccare su Pubblicazioni e fare una ricerca per paesi, lingue o categorie. I filtri possono essere anche combinati tra loro. Proviamo adesso a consultare un altro quotidiano che non appartiene alla banca dati Press Reader. Cerchiamo, ad esempio, La Repubblica. Puoi scegliere di consultare la testata nazionale, le edizioni locali o l'archivio. Repubblica, inoltre, mette a disposizione l'archivio dei 14 giorni precedenti a quello del giorno. Proviamo a consultare l'edizione locale, nel nostro caso l'edizione di Firenze. Per sfogliare il giornale, clicca sulla prima pagina. Cliccando una volta sul titolo o sul testo di un articolo, puoi leggerlo nella versione testuale. Dalla versione testuale è possibile anche aumentare lo zoom, diminuire lo zoom, ritagliare l'articolo, consultare l'elenco delle sezioni e dei titoli, in alto a sinistra, cliccando sull'icona della stampante, è possibile stampare l'articolo. E con il comando X si chiude la versione testuale dell'articolo. Per continuare a sfogliare il giornale, utilizza la freccia a destra. Lo sfogliatore in basso,
consente di visualizzare una sola pagina oppure due pagine contemporaneamente. Visualizzare l'elenco dei titoli degli articoli suddivisi per titoli e sezioni. E adesso proviamo a sfogliare una rivista, ad esempio Wired. In basso a sinistra l'opzione per sfogliare la rivista in versione testuale o vista pagine. È possibile anche stampare un articolo o consultare l'archivio della rivista. Adesso proviamo la app Press Reader utilizzando un dispositivo tablet. Press Reader è una raccolta che contiene migliaia di quotidiani e riviste di tutto il mondo, consultabili gratuitamente dagli utenti di Media Library online senza sottoscrivere alcun abbonamento, ma è necessario seguire la procedura che adesso proviamo a spiegare. Dobbiamo iniziare dalla creazione del profilo Press Reader. Dopo aver effettuato l'accesso a DigitoScan AMLOL con le tue credenziali, accedendo dal browser internet, scegli una testata all'interno della sezione edicola e seleziona Sfoglia. Automaticamente vedrai che sarai spostato direttamente all'interno della piattaforma Press Reader. Nella barra in alto, sulla destra, seleziona l'icona per l'accesso a Press Reader. Fra le varie opzioni visualizzate per la creazione del profilo, seleziona quella preferita, accesso diretto dal tuo profilo Facebook, Twitter, oppure la registrazione ex novo, cliccando in basso su Nuovo utente, registrati ora. Devi inserire un tuo indirizzo mail e scegliere una password personale. Appena avrai inserito le tue credenziali, Press Reader visualizzerà il comando Apri questa edizione nella app. Passiamo ora al download e all'attivazione dell'app Press Reader. Nello store corrispondente al tuo sistema operativo, Android o iOS, cerca l'app Press Reader. Seleziona Scarica e procedi all'installazione. Al termine dell'installazione seleziona Apri. Scegli Accedi ed effettua l'accesso con il profilo Press Reader appena creato. Clicca sul menu Sfoglia e inserisci il nome del quotidiano della rivista che ti interessa nella barra di ricerca in alto. Infine, seleziona il simbolo di download, freccina rivolta verso il basso, che appare nell'anteprima del tuo giornale. Terminato il download, comparirà la spunta verde che indica che è possibile procedere all'apertura del giornale. Trovi il giornale nel menu Scaricato. La lettura potrà avvenire sfogliando il giornale nella modalità Page View, selezionando di volta in volta i singoli articoli e attivando il formato testo mediante il tocco del titolo, oppure scegliendo la modalità Text View, per leggere tutto il giornale in formato testo. Le due opzioni, Page View e Text View, compaiono toccando lo schermo. Oltre alla semplice lettura del quotidiano, l'app Press Reader consente di scaricare la copia del giornale prescelto e di leggerlo offline. Permette di ricevere in automatico e scaricare i nuovi numeri connettendosi a internet per il solo tempo del download, e di memorizzare le proprie preferenze oltre a sincronizzare le proprie letture su diversi dispositivi utilizzati. Fai attenzione perché sarà possibile utilizzare l'app per ricevere gli aggiornamenti ed effettuare il download dei nuovi numeri di riviste e quotidiani per 7 giorni consecutivi. Dopodiché sarà necessario farsi riconoscere nuovamente come utenti Media Library online. Se hai bisogno di aiuto, puoi contattarci selezionando direttamente dalla piattaforma DigitoScan Media Library online il menu Aiuto, scrivici.